Spagna, mamma di Chihuahua. Spagna, Spagna. Un bel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu, non per tua volontà, e ti chiedi chissà, siamo qui per volere di chi. Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così, ogni dubbio va via, e il perché non esistono più, è una giostra che va. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video di Gamers Earth. Io sono Kira e oggi siamo qui per introdurvi una nuova cosa in questo canale, ossia il server di Minecraft. Alcuni di voi sapranno che qualche tempo fa io avevo fatto un sondaggio sul canale per chiedere a quanti di voi sarebbe piaciuto che effettivamente ci fosse questo server di Minecraft sul canale. In tanti avete risposto che vi sarebbe piaciuto, alcuni di voi comunque hanno detto che non gli interessava, ma visto che il numero era abbastanza elevato, abbiamo deciso di portarlo. Ovviamente per adesso è unicamente per coloro che ce l'hanno su PC, che sia portatile oppure fisso, è solamente per loro, perché purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di inserire anche diciamo il crossplay, perché sarebbe stato a pagamento e in questo momento noi non abbiamo la possibilità di poter mantenere un server a pagamento. Infatti questo server qui è gratis e quindi momentaneamente abbiamo optato per questa decisione qua. Se poi vedremo che successivamente potesse effettivamente piacere, quindi dopo tutto noi ci porteremo dei video oppure delle live, se vediamo che sarete poi in tanti magari lo metteremo come un plus per i sub. Se vediamo che comunque questa serie può portare un guadagno, ovviamente noi amplieremo la cosa per coloro che anche hanno diciamo Minecraft su console, perché effettivamente non è tanto la spesa, però rispetto al zero che è il guadagno potete capire che abbiamo qualche difficoltà. Vi volevo introdurre leggermente il server, così che ci sia la possibilità per coloro che sono interessati ad entrare di poterlo fare. Questo server è stato creato qualche settimana fa da me, da Maverick e da due nostri admin, che saranno coloro che insieme a me e a Maverick appunto vi daranno una mano e si occuperanno del server. Prima di introdurveli parliamo un attimo del server. Il server è su Aternos, di conseguenza è un programma che permette di avere il server gratuito,
ma per averlo gratuito ci sono delle piccole particolarità, ossia il fatto che il server deve essere avviato a mano. Per avviarlo dobbiamo avviarlo io, Maverick, oppure i nostri due admin. Ovviamente se voi ci chiedete di voler giocare sul server, ad esempio su Discord o su Telegram, noi possiamo aprirvelo subito. Altrimenti se non siete su Discord o Telegram, purtroppo potrete entrare per giocarci unicamente quando lo vedrete aperto. Per entrare noi vi daremo il codice, l'IP, vi daremo il codice IP e quindi avrete la possibilità di entrare. Adesso cercherò di capire in quanti avranno il desiderio di entrare su questo server, perché devo capire se farlo unicamente per coloro che sono su Discord o su Telegram oppure aperto. Perché? Perché non vorrei che comunque ci fossero dei problemi, quindi scrivere apertamente qual è l'IP del server ho paura che possa dare delle complicazioni. Diciamo che se voi avete Discord o avete Telegram, questo vi dà la possibilità di avere un plus per poter entrare. Oppure se siete sub. Se siete sub su Twitch o su YouTube. Come saprete noi abbiamo la possibilità di fare gli abbonamenti su YouTube oltre che Twitch. E su YouTube, per chi non ha Prime, vi conviene perché costa unicamente 1 euro al mese. Per coloro che hanno il sub, quindi che sono abbonati a YouTube, avranno direttamente un messaggio che verrà inviato solo a coloro che sono abbonati con l'IP, vi arriverà direttamente da parte del nostro canale, quindi come messaggio con l'IP per poter entrare. Ripeto, se però avete Discord o Telegram, questo vi entrate quindi sui nostri canali Discord e Telegram, appunto, si chiamano sempre Gamersert TV come il nome del canale. Questo vi dà una possibilità in più di poter entrare. Detto questo, parliamo un attimo di come si svolge. Allora, il server è una vanilla classica di Minecraft. Come vi ho detto, non ci sarò solamente io, ma ci sarà Maverick e ci saranno altri due admin, che sono Alex, che l'avete visto in alcuni video, anzi in realtà lui è colui che ha giocato per primo con noi tra tutti voi, avevamo giocato a suo tempo a Spellbreak, e Leo. Leo anche lui l'avrete visto in alcuni video, soprattutto per quanto riguarda Among Us, e abbiamo deciso di affidarci a queste due persone perché comunque ci sono da tantissimo tempo, senza voler male a nessun altro di voi, che vi vogliamo a tutti un bene immenso, però diciamo che questi due ragazzi comunque si sono prestati gentilmente per poter aiutarci, perché comunque anche loro devono aprire il server, quindi quando voi lo chiedete loro comunque ci sono, a meno che non stanno studiando, non stanno facendo delle altre urgenze, comunque il server ve lo aprono sempre. E comunque sono coloro che ci sono più spesso magari nelle live a darci una mano, e quindi abbiamo deciso di dare questo ruolo a queste due persone. Questo server di Minecraft, praticamente com'è composto? Noi abbiamo, come vi ho detto, creato qualche tempo fa, ma abbiamo deciso di creare una specie di lobby iniziale in cui voi nascerete. Questa lobby iniziale è divisa in due parti, per maschi e per femmine, anche se non so purtroppo quante ragazze entreranno effettivamente in questo server, perché siete più maschietti che femminucce. Ed ha questa forma di pozione, dentro la quale ci sono delle piccole cose, ovviamente che non vi serviranno per la vanilla, perché poi una volta che sarete usciti da qua ci sarà l'intero mondo nella vanilla, però qua c'è una piccola introduzione per farvi capire comunque le piccole regole che ci sono. Delle regole basilari per una convivenza consona per tutti quanti, ossia comunque non griffate, anche perché, ve lo assicuro, ho messo dei plugin che ci danno la possibilità a noi admin di capire qualunque cosa voi facciate, quindi anche se piazzate un blocco o lo togliete, lo cambiate, aprite una porta, con questo, diciamo, con questa plugin qua, a noi ci dà la possibilità di vederlo. Non vi conviene, ve lo dico già subito, perché ovviamente il problema principale è che se griffate o rovinate qualcosa di questo mondo che noi e altre persone stiamo già giocando, potrebbe comportare il ban da questo mondo. Per tutto il resto non comporta nulla, però da qua sì. Vi prego gentilmente di non fare i furbetti, quindi di essere persone gentili più che altro. Se vi interessa entrate, se non vi interessa non entrate, comunque non comporta niente, non,
non è che avete un bonus o altro. Poi non ricostruire ciò che si rompe, non lasciare le farm vuote, non rovinare il paesaggio, oppure non insultare gli altri, rispettare i moderatori e tutti i giocatori. Sono delle piccole regole per cercare di convivere al meglio possibile. Dopo questa lobby centrale, diciamo, abbiamo creato un piccolo villaggio, che in realtà non l'abbiamo creato noi, era già presente questo villaggio e noi l'unica cosa che abbiamo fatto è fortificarlo. Fortificandolo lì abbiamo creato una piccola base iniziale che non vi servirà per dormire o per altre cose, ma per, diciamo, avere degli incarichi. Se voi fate degli incarichi che vi verranno dati vi verrà dato un premio dal quale con cui voi poi potrete comprare dai villager o comprare comunque dai moderatori. Inoltre qua c'è anche una zona nel quale vi sarà data la possibilità di scrivere dei consigli che volete dare. Noi poi andiamo a leggerli e cerchiamo di capire come migliora la situazione. Un'altra grande costruzione che abbiamo fatto, che si può vedere dal video che vi sto facendo vedere adesso, è l'hotel JHT. Mentre, bisogna dirlo, il villaggio è stato realizzato principalmente dagli altri due admin, ossia Alex e Leo, l'hotel JHT è stato realizzato da me e Maverick. Cosa comporta? Allora, è una casa sull'albero gigante, doveva nascere come casa di Maverick, poi Maverick ha voluto strafare, è diventata una casa sull'albero gigante, accanto alla quale, piccolina, c'è un'altra piccola casetta sull'albero, che invece quella è la casa di Maverick. L'hotel JHT cosa serve? L'hotel JHT presenta all'interno tutto ciò che vi può servire per un piccolo inizio, quindi una crafting, una fornace, un incudine, ovviamente da utilizzare senza prendere, perché quello che c'è lì dentro deve rimanere lì dentro, però se vi serve da utilizzare potete entrare e potete utilizzarlo. Per esempio, se l'incudine si rompe basta che lo scrivete e noi lo sostituiamo. In più ci sono dei letti, che quindi all'inizio, per chi non avesse un'abitazione o chi se la stesse iniziando a costruire o magari fosse così in giro e ci sono i mob ovunque e non sa dove andare, può entrare nell'hotel, andare al terzo piano e dormire in uno dei letti. Questa serve come un'abitazione, quindi, per i nuovi arrivati, per iniziare. Quindi è un po' più comoda per non lasciarvi proprio così allo sbaraglio, oppure per farvi un piccolo buchino sottoterra e chiudervi lì dentro. Vi darà la possibilità di entrare e è molto gigante, come potete vedere. E inoltre qua all'ultimo piano c'è l'osservatorio, nel quale c'è l'intera mappa della nostra zona. Ovviamente si può andare anche oltre. A noi quello che piacerebbe è riuscire a completarla questa mappa con tutte le vostre case. Voi, una volta entrati, potrete costruire dove volete la vostra casa, anche vicino all'hotel Maverick, ovviamente magari non attaccato, però anzi a Maverick farebbe molto molto piacere avere qualcuno che abita vicino a lui, quindi anche se vi volete costruire la casa un pochino più vicino lì, potete farlo senza problemi. Anzi, qua c'è anche un enchanting table, quindi diciamo che avete molte possibilità di fare quello che volete utilizzando un po' l'hotel come supporto. Come vi avevo detto, all'inizio siamo entrati poche persone, quindi noi quattro moderatori. Dopo un po' ho dato la possibilità a 9 persone, avevo detto 10, però vabbè, quelli che sono riusciti a entrare, di poter entrare nel server all'inizio per poter vedere un po' come andava il server, ossia come andava la convivenza, le regole, se potevano esserci dei problemi, se il server reggeva. Ovviamente questo plus è stato dato prima ai sub e poi ad altre persone che magari ci sono dall'inizio e gli avrebbe fatto piacere poter entrare. Adesso però ho deciso che il server da settimana prossima sarà aperto a tutti voi. Ripeto, sarà aperto principalmente, avete la possibilità di entrarci unicamente se lo avete da PC. Ecco, una cosa in più, supporta anche le versioni craccate. Quindi se non avete Minecraft originale, ma avete Minecraft craccato su un portatile, potete benissimo entrare senza problemi, perché comunque non è molto pesante, non ho messo mod che lo possono appesantire. Ci sono solo due piccoli plugin, ma molto leggeri, quindi anche per un PC molto scrauso c'è la possibilità di poter entrare. Ve lo dico anche perché comunque uno dei nostri moderatori afferma che il suo PC fa molto schifo, il portatile, e comunque riesce a giocarci senza problemi. Avete la possibilità di entrarci principalmente se avete Discord, Telegram, che a noi ci verrà molto più semplice potervi inviare l'IP,
Oppure se vi si abbatte al canale YouTube con un euro al mese senza problemi. Ovviamente, ripeto, il server non è solo per i sub, ma se avete una di queste tre cose, ossia siete sul nostro canale Discord, siete sul nostro canale Telegram o siete subbati, vi dà una maggiore, diciamo, possibilità in più di entrare. Per adesso c'è un numero limitato di persone che possono entrare, però piano piano, se vedo che la cosa potrebbe interessare, lo aumenterò. A me farebbe piacere sapere nei commenti cosa ne pensate di questo server, a chi farebbe effettivamente piacere potervi entrare, e ripeto, se siete su Discord o su Telegram, fatemi sapere che volete entrare su questo server di Minecraft, perché appunto vi farò entrare senza problemi. Io vi ringrazio, quindi vi saluto e spero di vedervi in tanti in questo canale, perché vorrei vedere un popolamento assurdo di case su questo nostro server, anche perché ci porterò io delle live, ci porteremo dei video dove faremo delle cose un pochino più divertenti, quindi potrete partecipare anche voi se siete qua dentro. E vi ringrazio e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!